Siamo pronti allora per andare a seguire insieme la gara femminile, lo short program. Vede al comando la Yulia Lipnitskaya, che nonostante si fosse presentata qui non al meglio delle sue condizioni, aveva un problema alla caviglia, non sembra proprio averne avuti poi di problemi nello short program. Non sembra proprio. Seconda posizione per Ashley Wagner, in terza Elisaveta Tuptamisheva, che col colpo di scena ha ripresentato ieri il suo short program Adios Nonino, un tango di Piazzolla, perché probabilmente, come ha detto la musica che era stata scelta, Love Story, non le apparteneva, non andava bene, quindi hanno preferito tornare indietro. Poi abbiamo Mae Berenice Mete, Polina Korobenikova, Elena Glebova, Cristina Gao, Lena Marocco, Joshi Elgenson e la vedete già pronta sul ghiaccio, Jenna McCorkell, l'atleta della Gran Bretagna, che diciamo veramente a sorpresa anche per i risultati con i quali si presentava, aveva vinto già due gare importanti, e invece in ultima posizione con 43,15. Andiamo a seguire. Questo è lo stesso free skating della passata stagione, Where Have All the Flowers Gone? Primo errore per Jenna. Segue solamente doppio e Lutz. Triple flip. Tolu, doppio Tolu. Triplo salto. Doppio axel.
lottato, lei è un po' sconsolata, ma davvero lottato su questo programma, ma diciamo che la sua gara l'ha rovinata ieri, giusto Fabrizio? Sì, no, ieri ha commesso troppi errori, sembrava quasi distratta, sembrava quasi con la testa da un'altra parte, perché come hai accennato anche ieri, poco prima di nella sua presentazione, lei ha iniziato una stagione in una maniera straordinaria. Sì, perché ha vinto l'Ombrenet alla memoria, poi è andata a vincere proprio la settimana scorsa l'Ice Challenge, quindi insomma si presentava anche come pari puntata agli off, sì, una conferma. Un atleta che finalmente torna e poteva essere veramente promettente a livello di risultati in questa stagione. Purtroppo veramente deludente, perché ieri ha commesso un sacco di errori, ha preso 19 nel punteggio tecnico, che è veramente sì, proprio molto molto poco sotto un sacco di punti di vista. 19-41 davvero, cioè, il peggior tecnico in assoluto, e 23-74 con i components, diciamo che hanno cercato anche di aiutarla, ma in ogni caso non era possibile tirare sul suo tecnico. Sì, sì, sì. No, poi lei è un'atleta molto, molto, molto valida. A livello tecnico è forte, tecnicamente è capace di fare grandissime cose, soprattutto per quello che sono gli elementi di salto. È incredibile come a questo giro comunque sia risultata un attimino più spenta. A livello di components è molto energico, ho visto delle transition non così complicate da poter ricordarsele in qualche maniera, da sottolineare la musica, sì, qualche movimento per sottolineare un accento l'ho visto, però non ho visto una costruzione così particolare ricercata da rimanere in mente perché ha qualcosa di particolare, non so se sei stata anche da sì, di cosa ha bisogno. Poveria, mi spiace, lei è proprio sconsolata alla fine, perché deve aver avuto la stessa impressione. Andiamo allora a vedere il punteggio di Jenna McCorkle. La ricordiamo, ha sposato il pattinatore Kevin Van Der Perren. Rappresenta il Belgio. Allora, 43-39. Sì, 48-86 per il presentation, 92-25 per un totale davvero basso di 135-40. È comunque contenta, perché da un risultato così deludente nel corto non può far nient'altro che risalire, per cui dice un passo avanti. Ma sì.